Radio Più presenta Voci di donne bibliche, lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria, a cura di Laura Paladino. Chetura, la donna del profumo e le altre. Il capitolo 25 di Genesi, che chiude le storie di Abramo e si colloca cronologicamente dopo la morte di Sara, si apre con una notizia interessante. E Abramo si prese in aggiunta un'altra moglie. Essa aveva nome Chetura. Questa donna generò ad Abramo 6 figli, che sono nominati uno per uno e dei quali si conserva la genealogia. Essi sono definiti qui e altrove figli di Chetura. In Genesi dunque, Chetura è distinta per dignità dalle altre donne diverse da Sara, cui Abramo si è unito. Non è una concubina, è una moglie, e i suoi figli sono ricordati per nome e non rimangono anonimi e ignoti. Il nome Chetura, di etimologia incerta, si mette in relazione con un sostantivo che sembra descrivere il profumo del sacrificio, il fumo dell'offerta fatta a Dio. Chetura ha dunque a che fare con un senso, quello dell'olfatto, che ha un legame con la sacralità dell'atto del sacrificio. Anche lei nel suo nome conserva dunque valori positivi, legati all'avvenenza della femminilità, che si manifesta anche nella seduzione del profumo, e legati alla sacralità della dimensione del femminile. Nel passo parallelo delle cronache, più attento alla legittimità delle scelte matrimoniali di Abramo, Chetura non è più definita come moglie di Abramo, ma per lei si usa esplicitamente il termine concubina. Viene dunque assimilata alle altre donne senza nome che la Genesi stessa descrive senza elencarle e senza tramandare nemmeno i nomi dei figli che Abramo ebbe da loro, definiti solo e genericamente i figli delle concubine. Di questi figli si dice in Genesi 25 che Abramo diede loro dei doni e mentre era ancora in vita li licenziò, mandandoli lontano da Isacco, verso il Levante. Al momento della morte di Abramo, descritta in Genesi 25, solo Ismaele e Isacco partecipano alla sepoltura del padre nella caverna di Macpela, dove era stata sepolta Sara. Il passo contrasta col racconto della cacciata di Ismaele e di Agar e tradisce rimaneggiamenti, ma certamente sottolinea la preminenza dei due ragazzi, Isacco e Ismaele, nella discendenza di Abramo e nelle storie successive del popolo eletto. Gli altri figli di Abramo non lasciano traccia nella tradizione, e in questo senso i figli di Chetura, pur elencati poco prima, possono essere assimilati ai figli delle concubine, e Chetura stessa può essere considerata come una di loro. Resta in lei, però, nonostante tutto, qualche tratto in più, e resta ambigua la sua collocazione tra la semplice concubina e la vera moglie. Non è la sposa della promessa, non è la donna del patto, ma neanche una donna comune priva di nome come le altre. Mi piace chiamarla la donna del profumo, attingendo all'etimologia del suo nome, che descrive bellezza,